Paolo, Paolo, guarda, c'è Massimo, vediamo se è lui. Massimo! Massimo! Sono un suo grande fan, devo fargli un'intervista. Cosa? Devo fargli un'intervista, sono un suo grande fan. Adesso? Parlano, sì, proprio adesso, adesso. Volevo parlare proprio con lei. Ha un secondo? Di cosa? Un attimo, si fermi. Volevo farle alcune domande. Sul web si sta impazzendo, cosa sta succedendo? Continuano a parlare di lui. È la persona più chiacchierata da quello che dicono. Sì, se lo dici te. Dai. Se lo dici te. Dai, ci dica qualcosa. Ma che cazzo sei? Da dove vieni? No, sono un suo grande fan, voglio almeno sapere che. Voglio almeno sapere cosa succede, come sta? Sto benissimo. Dai, mi dica. Oh, straordinario. Dove si esce qua? Aspetta. Dove vuole? Voglio vedere Peppa perché ho dei bambini piccolini. Ah, dei bambini piccolini. Da dove sta tornando Massimo? Dove è stato? Cazzi miei. Come cazzi suoi? Ma cerca di essere con la... Adesso ho dei bambini piccoli, vedi? Prendo Peppa. Ah, Peppa. Eh? Ma non vuole parlare di quello che sta succedendo? Che sta succedendo dove? Sul web. Massimo. Volevo farle alcune domande. Il suo film, esce o no? Ma i miei film sono... Siamo sempre alle solite domande che io... I miei film escono quando cazzo voglio io. I miei film sono... Non fanno parte del sistema cinematografico nazionale, ma fanno parte praticamente di un sistema... si chiama... In America lo chiamano filmmaker. Per cui... Ci autoproduciamo, ci autogestiamo, ci autofinanziamo, per cui i miei film escono quando voglio io. Posso fare anche dei film e lasciarli sul cassetto? Dove sta? Qual è il problema? Dove sta il problema? Ma niente che la gente... Secondo? Massimo, parlaci di questo film, di cosa tratta? Siamo sempre alle solite, i miei film... C'è Cinema On Demand che li distribuisce e io non, siccome sono un filmmaker, è un problema del distributore, però voglio dirti, ho 6 film come regista all'attivo, ho fatto, dicono, una piccola parte in Gomorra, comunque Gomorra ha vinto tutto nel mondo, ma non è questa, io non devo dimostrare assolutamente niente. Cosa vuoi che dimostri? Cioè, alle calunnie io rispondo con i film, sempre alle calunnie. C'è gente che non sa cosa fare e si inventa di tutto, secondo me. Sì, ma... C'è anche gente come questo giornalista qua, Stefano Lorenzetto, che ha fatto i 20 storie dei Leoni Veneti, per cui io sono, diciamo, dentro in questi 20 leoni veneti, e per me è un orgoglio, ma non è che questo mi eccita più di tanto. Per me la vita è un momento per cui si chiacchierano di me, dicono che sono gay, giusto? Sì, dicono anche che sei gay, sì. Allora, se sono gay, l'importante è che quando mi vedono non mi presentano mai le mogli o le fidanzate. Sì, giustamente. Io vi do un consiglio a questi signori. Però la domanda più diffusa da tutti nel web soprattutto è del film quando uscirà, perché tutti vorranno sapere quando uscirà il film. Il film è un film che, ripeto, è un film che è fatto da forze non pubbliche ma da finanziatori privati, cioè ci autoproduciamo, noi ci autoproduciamo, non chiediamo soldi ai governi, non chiediamo soldi agli enti pubblici, alle film commission, io sono un filmmaker, mi autoproduco, per cui se decido che il film venga messo in un cassetto, viene messo in un cassetto, punto. Dove sta il problema? Io sto partendo per New York perché mi hanno chiamato mi ha chiamato un produttore, non lo so, ma voglio dirti. Capito? Cioè, siamo sempre alle solite. Poi vuoi che ti dica una cosa? Mi sono rotto i coglioni di questa situazione, diciamo, locale. Poi
io lavoro molto all'estero, i produttori americani hanno stima di me, cosa vuoi che ti dica? Un'altra domanda. Sto lavorando su questa, su Mafia Dynasty, che è la storia di John Gotti. E John, hanno già fatto un film su di lui. E John Gotti è un boss che è morto in carcere perché è morto all'età di 50 anni, giovanissimo. È stato tradito dal suo braccio destro. E questa è la storia che te la dice tutta, no? Sicuramente io non faccio parte delle persone che tradiscono. Okay. Anzi, sono sempre stato tradito. Non sono mai stato tradito dalle donne, però. E una donna molto particolare. Dalle donne non sono mai stato tradito. Ok, una donna molto particolare che è nel suo set, nei suoi film. Aisha Sonali, ci può parlare di questa Aisha Sonali, chi è? È un'attrice. Un'attrice. Anche lei è molto chiacchierata. Ma è chiacchierata perché è un'attrice che è molto dinamica sul set. Ci parli un po' di lei, sì, allora. Non la conosco, la conosco solamente sul set. Sul set. Se lei vuole pensare se io conosco Aisha Sonali nel privato, no, assolutamente. Prevede un buon futuro per questa attrice, allora. È brava nel set, sì, se la cava. Ma come tutti gli attori che ho avuto. Ci sono tanti attori che pensano, ne ho avuto uno in particolare che era un bravo ragazzo ma adesso ha battuto in testa, è il sosia di Corona, adesso sta battendo in testa ma parla malissimo di me, dice che sono un vecchio rincoglionito, che ho l'Alzheimer, che non mi tira più l'uccello, dice anche questo. Addirittura. Io gli ho detto non presentarmi mai la tua fidanzata. Quindi la gente si monta un po' la testa, insomma. La gente si monta la testa. Ma sì, ma la gente parla, è giusto che parli, perché io, essendo un uomo pubblico, è giusto che parli. No, giustamente. Io arrivo a Venezia e intervistano me, con tutti i registi che ci sono, intervistano me. Possono intervistare altri 100 registi, però intervistano me forse ma perché... Ma intervistano lei perché è più chiacchierato e quindi la gente vuole delle risposte. Ma sono chiacchierato... Perché hai chiacchierato, ci dica? Sono chiacchierato forse perché, non so, perché sono brutto, sono cazzone, sono... È un ribelle allora. Sono un nano, sono... Che cazzo ne so perché sono chiacchierato? Chiediamo alla signora qua perché sono se sono così brutto da essere chiacchierato. No? Cioè, parliamo di lei, dai. Soffermiamoci. Sì, ma cosa vuoi che ti dica? Mi dicono sempre tutte queste cose. Cose che lei non si merita. L'ultima che sono gay. Non presentatemi mai le vostre fidanzate o le vostre mogli. Cosa vuoi che ti dica? Mi dicono che sono gay, perfetto. Quindi è parlato male, insomma. Eh? A volte non capisce neanche lei il comportamento delle persone perché si comportano in un certo modo. Ma non è che il comportamento delle persone mi danno da mangiare. Cioè io ho una famiglia numerosa, ho dei bambini da mantenere, ho degli affitti enormi. Ho un sistema di vita enorme, vivo a 320 km orari, sono appena tornato e devo ripartire. Cosa vuoi che ti dica? La mia vita è fatta così, lascia che parlino. Quello che mi preoccupa invece, come mai tu sai che io ero qui? Come fai a sapere che io ero qui? Cioè io sinceramente l'ho trovata per caso e quindi non è che lo sapevo dove ero. Però ne ho sentito parlare molto di lei, di quello che dico. Hai sentito parlare male o bene? C'è chi bene e c'è chi male. Ah sì? Sì. Sono proprio cattivo. Cattivo, sì. Sono cattivo? Ma non è che la conosco di persona, la vedo per la prima volta e quindi non saprei benissimo se è cattivo oppure no. Però non mi sembra una persona cattiva. Se sono cattivo. Se tutti pensano che sia cattivo, così cattivo, comunque, guarda, io so benissimo che ci sono tante persone che il giorno in cui il sottoscritto non ci sarà più brinderanno. Io non ho assolutamente, non ho odio verso nessuno. Non ho risentimenti verso nessuno, non sono geloso verso nessuno. Dicono che sono gay, perfetto, sono gay, va bene, però dico sempre non presentatemi mai le vostre mogli e le vostre fidanzate. Penso che comunque dopo questa intervista molte persone cambieranno la loro idea.
su di lei? Possono, di me possono dire tutto quello che vogliono, io sono abituato a questo sistema, è un sistema che alla fine mi può anche andare bene, è un sistema marcio, ripeto, questo è un sistema marcio, un sistema che non si premia i 6 film che io ho fatto, non si premia Massimo Emilio Coppi come regista, ma si critica solo Massimo Emilio Coppi. Massimo Emilio Coppi è un regista che si è fatto da solo, è un uomo che si è fatto da solo, che ormai ha una certa età e ripeto si è fatto da solo, ma sicuramente non abbassa mai la testa e dico sempre se voi avete qualcosa da dire, come tu mi hai rincorso oggi, che mi rincorrano pure, io non abbasserò mai la testa, mai di fronte a niente, di fronte a nessuno. Perfetto. Vabbè, salutiamo Massimo Emilio Gobbi.